buongiorno Igor. Volevo chiederle questo, Cancellieri ha giocato poco, perché? Perché altri? No, no, le do questa alternativa, perché ha un ruolo che è chiuso da altri giocatori più bravi, perché non si allena bene, perché non è ancora maturo, basta, finite le alternative. No, sì. Ma guarda, io quello che vedo, che noi siamo in 20, quanti siamo? 20, 20 qualcosa, allora... Se lei tira un nome, altro vuol dire che dovrebbe essere per forza un po' scontento. La vita di calciatore è questa qua, come abbiamo già parlato tante volte. Non credo che c'è un allenatore che faccia quelli che magari che non meritano. Lui è interessante, molto interessante, ha delle doti di scatto di quel piede mancino, che ci sono pochi mancini, no? Che sempre sono diversi. Poi va a dire che anche un primo anno che faccia un calcio serio, diciamo, che si allena con prima squadra, che da 6-7 mesi. E non è facile, cioè non è che uno aspetta qua e viene uno primo anno e fa 20 presenze, fa non so, 10 gol qua. E poi c'è da crescere, cioè alla fine io sempre dico anche ai giovani, c'è una cosa magari. Sei giovane, 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 poi all'improvviso non sei più giovane, allora se non spacchi là, cioè nel senso, non primi 6-7 mesi, però 2-3 anni devi crescere forte, se non cresci vuol dire che rimani là. Lui all'inizio, 6-7 mesi qua che si allena, e lui fine campionato, i prossimi 2 anni deve uscire. Deve uscire perché così, se non esce, non lui, ma tutti i giovani, no? Se non esce, cioè... Arrivano altri che sono più bravi alla fine, perché sempre quella loro, alla fine è roba là, cioè giocano quelli che sono più bravi. A me io veramente mi piace mettere i giocatori giovani, cioè non c'ho problemi, anzi, sempre fatto. Coppola, ho messo la partita, avevo grande tranquillità e fiducia, perché poi uno è forte o non è forte, però c'è un po' di bonus, come dico, un anno, due, tre, poi dopo bonus non c'è, dopo devi andare qualche parte e essere il migliore, no? Vorrei chiedere un altro giudizio su un altro giovane, che è Casale, che è stata quasi una sua invenzione quest'anno. No. È pronto per una grande, lui? No, non è mia invenzione, è un giocatore dove la società ha creduto e ha andato a prenderlo perché pensava che è uno che può fare bene. E poi è roba sua sempre, perché te gli dai la strada, gli dai fiducia, gli dai le cosette, poi se uno non è bravo mica fa una stagione come questa. E secondo me è un primo anno in Serie A, ha fatto la roba straordinaria, secondo me può crescere ancora. Può avere ancora più continuità perché ha fatto sicuramente qualche partita, magari un po', però maggior parte delle partite ha fatto un buon livello. Salta nell'occhio perché è veloce, è alto, c'è un grande fisico, un grande duello e sa anche, può anche giocare calcio. Allora ci sono tutti predisposti e con i prossimi 2-3 anni secondo me può solo crescere, perché poi là è il cervello che ti fa diventare ancora più forte. Quando c'è quelle doti, un ragazzo umile, un grande lavoratore, allora si tratta, cioè, di un ragazzo molto interessante. Poi dove grande, non grande, la squadra, è uno se gioca a Verona, gioca a Fiorentina, le partite sono stesse, sono sempre stessi avversari. Anzi, giocando a Verona magari c'è anche più lavoro da fare che andando una squadra un po' più grande. Allora, siamo contenti che ha fatto una grande gara, ora bisogna finire proprio bene queste 8 gare. Luca Chiarini, Tuttomercato Web. Ciao mister, buongiorno anche da parte mia, e ricollegandomi al discorso che ha fatto prima sui recuperati, possiamo considerare arruolabili a tutti gli effetti Lazovic e De Paoli, e se considera anche loro tra il gruppo di giocatori che possono partire anche dall'inizio. Sì, cioè, De Paoli e Lazovic sono andati con noi tutta la settimana, anche Frabotta. Sono tutti dentro, vediamo chi inizia,
chi in panchina, vediamo ancora oggi. Poi le vorrei chiedere una considerazione su Blessing, che credo sia evidente abbia cambiato il volto della sua squadra. Leggevo un'intervista di un suo giocatore di recente, Kuban, che ha detto: il calcio che ha portato qui va nella direzione di quello che è il futuro di questo sport. Siccome è un tema che con lei abbiamo affrontato più volte, volevo chiedere un suo commento su questa considerazione. E non cioè, devo. Non... Cioè, l'idea di calcio che ha portato Blessing in Italia, secondo lei, va nella direzione del calcio del futuro di cui hanno parlato più volte? Calcio totale, certo. Io un grande tema qua che poi. Quando avremo tempo, un po' a fine anno si può parlare, perché non mi piace mai quando si dice calcio europeo, calcio italiano, calcio tedesco. Io penso che non esiste, non esiste. Perché te dici calcio europeo, cos'è calcio europeo? Che cos'è calcio europeo? Se parliamo di calcio magari moderno, che è un calcio di ritmo, calcio dove si corre, cos'è? È quello. Però perché non si può avere un calcio dove si corre, dove si sia ritmo e dove si ha anche idea dove giocare? Linee di passaggio, chi corre là, dove corre, dove è la struttura della squadra, che vuol dire? Cioè, io voglio che qualcuno me lo spiega, no? Perché poi calcio europeo vuol dire quello che si gioca in Europa. Se io vado a vedere Guardiola gioca un calcio, Emery gioca totalmente un altro calcio, Nagelsmann gioca uno, Rose di Dortmund un altro, quello che le ha Antracht un altro, quello che le ha Parigi è là, capito? Non esiste calcio quello europeo che loro chiamano. Esiste calcio di ognuno, ogni allenatore. Stessa cosa quando si parla di calcio italiano. Cos'è calcio italiano? Cioè, che io gioco totalmente diverso che gioca Andrea Zoli, quello che gioca italiano o che gioca Mazzari. Allora spiegatemi dove questa unità, dove si può dire dove è il calcio italiano, non esiste il calcio tedesco, francese, quello che esiste uno che fa allenatore, quello là, e basta. Io di calcio che io penso che sarà, che calcio quello è calcio dove non si deve rinunciare a niente, e la base è ritmo. Io quello ritmo, intensità, pressing alto, quello è base. Però io dico, su quello bisogna aggiungere anche altre cose. Cosa fai con la palla? Con quanti giocatori finisci là? Come organizzi preventive? Come la struttura della squadra? Linee di passaggio? Eccetera. Ci sono tante cose da mettere. Quando si parla solo di ritmo, no? Perché visto che Cappello ha detto ritmo tedesco. Ma perché solo ritmo? Cioè, che vuol dire? Perché allora ritmo la buttiamo là, corriamo, siamo presi, siamo qua e quello è calcio moderno. Non è vero. Calcio moderno, se si parla di calcio moderno, non bisogna rinunciare a niente. Perché non si può giocare calcio tum dum dum e avere pressing, andare su, andare dietro, no? E soprattutto non c'è unità, non c'è un calcio europeo, perché tutti giocano diversamente. Come non c'è calcio di un club. Forse c'è solo magari Barcellona che aveva una sua identità di calcio particolare di anni, però parliamo solo di un club magari al mondo, ecco. Che poi si è anche perso quando è arrivato un attore che magari faceva un po' meno, ora si sta ritrovando con Xavi di nuovo. Però unificare, si dice unificare. Unificare non esiste, ragazzi. Non esiste. Io volevo chiederti, visto che abbiamo parlato un po' della squadra, volevo chiederti come hai ritrovato i nazionali a livello fisico e anche a livello mentale. Comunque, se magari non si è qualificato in mondiali, magari sì, non muoverei. C'è un po' di dispiacere, però. Sono caricati e non vediamo ora l'inizio della gara, ecco, che ci è mancato un po' di calcio. E poi volevo chiederti, andando un po' fuori dall'argomento, visto che c'è stata comunque la pausa nazionale, volevo chiederti, tu alleneresti mai una nazionale per il gioco che fai, per la preparazione che serve? Io sì. Sì, perché no? Cioè, un lavoro diverso, magari in futuro, un lavoro diverso. Io non sono d'accordo quando dicono che è solamente gestire, che non è vero. Sono un po' più allenatore, in direzione di allenatore che gestore, però comunque bisogna un po', diciamo, anche un po' più di gestire nazionale, però non rinunciando anche a allenare, che io penso che una cosa che non condivido è questo.
questo tempo qua che dicono ci vogliono mesi qua per dare una impronta sulla squadra, su tutte le balle. Io penso che se un allenatore deve in poco tempo dare una identità di squadra, che abbiamo visto in passato, e tanti bravi allenatori che iniziano da, che magari Antonio Conte fa una preparazione, due settimane si vede che quella Italia che ha fatto quel miracolo là è andato a finale in europeo, no? Primo, sì. Allora là è stato un allenatore bravo che in poco tempo ha inciso, ecco.